allunghiamo e speriamo nel derby di fare grandi cose. Ecco, appunto, siete stati bravi anche perché in virtù del derby, cioè siete stati bravi a concentrarvi contro il Palermo. Ora, pensiero al derby, come vi approcciate a questa? Adesso ci godiamo questo momento, adesso in settimana come sempre il mister lavorerà con tutta la squadra e arriveremo al derby come siamo sempre arrivati in maniera positiva. Luca, cosa hai pensato al momento del gol? Non lo so, ho pensato a niente, ho pensato solo a esultare, c'era la mia famiglia in tribuna, i miei amici e ero contentissimo. Senti, l'ultima Coppa Italia la Lazio l'ha vinta con Crecco in panchina, può essere un segnale anche questo? Speriamo che sia un segnale, spero di portare fortuna a questa società. Luca, ci hai messo tutto, no, per buttarla dentro, cioè era rimasta lì, poi ci sei buttato proprio a capofitto, non vedevi l'ora di buttarla proprio dentro? Beh sì, come ho detto prima, sono 3 anni che aspetto questo gol, anche in Serie B non era mai arrivato e ho avuto questa occasione e mi ci sono fiondato. Dedica? Manca ancora qualche giornata, però sei venuto per restare a Lazio? Sì, certo, vorrei rimanere, se c'è spazio io mi sono messo a disposizione e vorrei rimanere fino a quando vorrà la società. Da Formello in compagnia di Angelo Peruzzi, club manager della Lazio, una Lazio che si è concessa in questa giornata ai tifosi, circa 1000 oggi a Formello per incitare la squadra in vista di una partita che a Roma ha sempre un sapore particolare come il derby. Sì, sicuramente era da un po' che i tifosi ci chiedevano di fare un allenamento a porta aperte, è capitata la settimana del derby, ma non è stata fatta apposta. Uno degli obiettivi in cui siete riusciti è quello di riportare gente allo stadio, questo merito di Inzaghi, merito di quello che la Lazio sta facendo sul campo. Sicuramente sì, merito di Inzaghi, dei giocatori che hanno fatto dei buoni risultati, ancora dobbiamo finire il campionato e quindi dobbiamo ancora acquisire tutto quello che abbiamo fatto, dobbiamo in qualche modo cercare di produrlo, di farlo fruttare, perché alla fine stringi ancora non abbiamo realizzato niente. Siamo arrivati in finale di Coppa Italia, ma sai, se arrivi secondo non conta niente. C'è il derby, entro nel merito della questione. Tu sei stato un giocatore, l'hai affrontato molte volte da avversario, ci hai vinto un campionato del mondo. Le parole di Francesco Totti di ieri, dobbiamo distruggerli sul campo, per noi la rivincita. Come bisogna giudicarle e prenderle soprattutto? A volte ci sono anche degli slogan, ci sono frasi che uno dice anche per portare la gente allo stadio. Sarà una partita logicamente molto sentita, perché il derby a Roma è molto sentita, ma non siamo qui a parlare, distruggere, di fare chissà quale cosa. C'è da fare una partita nel miglior modo possibile di poterla vincere, perché per noi è importantissimo. A proposito di Totti, da ex calciatore, ex compagno di nazionale, cosa gli consiglieresti in questo momento della sua vita calcistica? Non spetta a me dirlo, lo saprà da lui, non devo io dire consigli a Francesco Totti. Che Lazio ci dobbiamo aspettare rispetto ai 3 derby? Ci sono stati 2 importanti di Coppa Italia che sono valsi una finale, quello dell'andata in campionato perso in malo modo. Quali insegnamenti e su cosa bisogna puntare? Rispetto ai derby della Coppa Italia sarà una partita diversa, penso, perché per lì si giocava su 2 partite, quindi c'era un andata e un ritorno, perciò le partite sono state fatte in maniera differente. Abbiamo perso non benissimo il primo, loro adesso penso che abbiano anche cambiato un po' il loro sistema di gioco, quindi sarà un derby diverso agli altri 3 disputati. La Lazio che può consolidare il 4º posto, una Roma che deve difendere il 2º. Chi ha più da perdere? Tutti e 2, logicamente, perché noi vogliamo in tutti i modi riuscire a mantenere la nostra posizione. Loro, d'altro canto, lo stesso, quindi hanno da perdere tutti e 2. È importante proprio per quello, perché sono punti importanti a 5 partite dalla fine. Prima cosa te la chiedo sulla Juventus, Monaco Juventus, esclusiva premium, è una Juve che può arrivare a Cardiff alla finale? Glielo auguro sicuramente, da italiano sarei contento, anche perché ho giocato.
Ed eccoci rientrati al Nido delle Aquile, 22:43 minuti, il 27 aprile 2017, seconda fase di questa puntata inedita del giovedì sera, qui in diretta dagli studi di Radio Roma Futura, a condurre il Nido delle Aquile Gianfranco Desideri e Marco Misseri, e stiamo in piacevole compagnia di Alberto Alquati e Andrea Sberna. Bentornato Alberto. Buonasera ragazzi, forza Lazio. Sempre Alberto. Bene ragazzi, è fase delicata di puntata dove siamo quando c'è questo incontro tra Alberto ed Andrea non si sa mai poi cosa c'è fuori. Marco, questa unione, no, veramente fa paura. Questa alchimia, sì fa paura da gestire. Innanzitutto più alti, assolutamente quindi vediamo stasera cosa esce fuori, dai. Assolutamente mi trovi d'accordo Gianfranco, prima di dare il benvenuto e quindi Alberto ti do anche la possibilità di scaldarti un pochino, voglio chiedere ad Andrea come, visto che ti abbiamo trovato in una situazione abbastanza particolare, come prosegue la serata in vista delle prove di questo importante appuntamento che abbiamo anticipato nelle scorse settimane a Nido delle Aquile, ovvero sì, della trasmissione del ricordiamo bene dello spettacolo. Lo spettacolo intitolato 26 maggio 2013, La notte più lunga, che lo spettacolo ci sarà il 4 maggio 2017 alle ore 21 presso il Teatro Orione. Quindi come sappiamo che ci sono le prove in corso, come proseguono Andrea? Sono usciti proprio 5 minuti fa da una stanza da letto, perché ci siamo dovuti un po' attrezzare così, almeno per questa sera, e diciamo il papà del virtuale di quella sera, cioè Danilo Galdino, è rimasto molto soddisfatto, dice che procede molto bene, deve solo migliorare un po' per non essere, come dire, sempre con stesso tono di voce, ma deve modificarlo un pochetto per, a seconda di dell'argomento che lui va a recitare. Lì speriamo, perché il 2 pomeriggio, cioè martedì prossimo, andrà a fare la prova generale prima la penultima prova, e lì magari dove metteremo proprio in atto come sarà la serata del 4, quindi con le luci, i video, lì magari sperando che lui si medesimi in quella serata e cambi questo e modifichi questo modo di raccontarla, per non fare monotono, come si dice. Certo. E poi il 4 sarà dedicato esclusivamente a tutta l'anteprima di quello che poi succederà la sera. Bene, quindi procede bene comunque. Sì, sembra di sì. Oggi c'è anche l'aiuto regista. Benino ci sta dando soddisfazioni. Sì, accettiamo cori da stadio se volete, non c'è problema. Al minimo un striscione bisogna fare, Benino. Basta che ci conceda un'intervista a fine spettacolo, Andrea.
Sì, non rispondo che... di quello che lui può rispondere a quell'intervista. Sì, in diretta vorrei... per il Nido delle Aquile. Eh certo, non vorrei che si monta la testa, dice no, parlate col mio manager, non rilascio interviste. A quel punto però sono io il manager. Bene, comunque ricordiamo che sono rimasti pochissimi posti, per chi volesse comunque prenotarsi il numero di cellulare da contattare è il 334 7643 861, quindi ci sono pochi posti, però per chi ancora non si fosse prenotato è veramente una bella serata. Quindi sì, posso dire qualche chicca, Gianfranco, in questa giornata di oggi sono arrivate delle conferme di presenze importanti che possono far piacere ai tifosi laziali, siamo rimasti ancora con il dubbio, ma un paio proprio oggi alle 3 abbiamo ricevuto questa conferma. Ho letto per aiutare il piccolo, l'ho letto tante volte questo spettacolo, e ieri poi in una cena lavorativa che abbiamo fatto con tutti quelli che si stanno dando da fare, solo parlandone c'è stata un po' di emozione, quindi immaginiamo quello che può succedere quella sera, che solo noi che sappiamo la storia e quello che abbiamo vissuto e passato può creare in quell'oretta, oretta e mezza che dura poi lo spettacolo. Sono stati invitati tutti i laziali, sono stati invitati tutti i laziali, e qui racchiuderei in questa frase lo spettacolo. Anche come società è stato invitato dal primo, cioè da quel signore che dall'assù comanda, fino all'ultimo magazziniere. Quindi poi magari non sarà presente, però l'invito è stato esteso a tutti. Televisioni hanno confermato tutti, ci sarà Mediaset, ci sarà, mi sembra, la Rai, e c'è una troupe di Sky Arte che si occuperà di rifare il video, ci sarà il fotografo, uno dei fotografi ufficiali che fino all'altro anno ha lavorato con la Lazio Primavera. Tutte queste, vengono tutte persone che vengono a farlo gratis. L'obiettivo è uno solo, aiutare la famiglia Insidioso, in particolare Maurizio, ad affrontare delle spese enormi che per portare avanti, per sopravvivere la figlia Chiara. Bene, sì, una bella serata di Lazio, quindi questo già è un bel motivo per partecipare. Lo scopo è nobile, quindi questo è un altro motivo per partecipare. Ricordo, il numero è il 334 7643 861, oppure si può mandare un'email a lanottepiulunga@gmail.com. sono rimasti pochi posti, quindi affrettatevi. Immagino l'esperienza di tuo figlio, che fra qualche anno, quando sarà grande, penso che andrà veramente orgoglioso. Forse adesso non riuscirà a capire appieno quello che sta facendo. No, sì, infatti. Però penso che tra qualche anno sarà una cosa veramente, veramente bella. Sì, diciamo che se ci pensi, i bambini di adesso stanno vivendo cose che noi prima ci sognavamo. Adesso sono un po' d'anni che si entra con i calciatori, che prima non andavi allo stadio manchi vedevi, perché in televisione si vedeva. E eventi, Andrea, magari noi abbiamo visto cose che loro non vivranno mai, magari non in positivo, sicuramente. Vabbè, speriamo che non vivranno mai. Comunque, ecco, sì, è molto bella. Raccontarlo ieri, sentendo l'ideatore raccontare quello che avverrà, è stato emozionante davanti a una pizza a un tavolino. Immagino lì con tutto il gioco di luce, tutto, ci saranno dei salvadanai, quindi i posti saranno gratuiti, il teatro sarà gratuito, a buon cuore ci saranno dei salvadanai, ognuno farà la propria offerta. Tutto qua. Cuore di Lazio sicuramente sarà oltre l'aspettarsi. Bene, quindi abbiamo fatto il giusto onore a quello.